Io confesso, è sicuramente una lacuna, non so bene cosa sia la massoneria, so certamente di non essere massone e non saprei neanche come valutare i massoni, come accorgermi se uno è massone, è una cosa che per una persona abbastanza banale e concreta risulta un po' evanescente. Gioele Magaldi è con noi, buonasera. Buonasera a voi, siamo a livelli altissimi. Capo del grande Oriente Democratico, come sta? Io bene, voi come Grande state? maestro. Vedo che ve la spassate. Possiamo chiamarla maestro, no? Mi può chiamare tranquillamente Gioele. Gioele, senza No, è più maestro. bello maestro, maestro Gioele è più Tu bello mi chiami secondo me. Ma perché lo vuoi chiamare No, perché maestro? maestro è più bello, maestro Gioele. Ma scusa, è gran maestro, No, è non so, no, massone. ho capito, che c'è? Lei come la chiamano i suoi affiliati? Maestro lo chiameranno, fratello. Fratello, come al solito. Ci sono contesti in cui si usa anche lo status che uno può avere, ma Certo. dipende dal contesto rituale. Senta, lei si è Lei è rivolto. esperto di Prato, maestro? Perché io non trovo il signor Ma Nesi. innanzitutto continua a chiamarlo maestro, invece non No, perché vuole. i fiorentini sono tutti massoni. Immagino che lui sappia qui a Tutti Prato. massoni, adesso ci sarà una parte Beh, di massoni. molti. Molti, Molti, la vabbè. massoneria è nata anche, A cioè, proposito toscana. di massoneria, lei si è rivolto sul suo sito, ripreso poi da un articolo di libro, a Monti in un certo modo, Fratello Monti, Come giusto? fratello? Ripetuto un tot di volte, credo, in questo suo intervento. Sì, per la verità c'è stata una grossa inesattezza, nel Cioè? senso che di forma e non di sostanza, nel senso che io non ho scritto l'articolo di libero, poi ripreso in varie Sì. occasioni, in No, ma più io ho dispette. qui il suo articolo, cioè quell'originale. Allora, ecco, l'articolo di libero, così come poi ha ripetuto anche il TG7 in altre occasioni, parla di lettera aperta Sì. del sottoscritto a Mario Monti. Sì. Ora, l'articolo è un redazionale Vabbè. firmato i fratelli di Gran Oriente Democratico, quindi non è una lettera Vabbè, aperta d'accordo, e insomma, non è adesso a lì. mia firma. Io sono chiaramente il portavoce, il leader di questo movimento massonico, Sì. però non ho scritto una Non ha lettera aperta. scritto la lettera, però Probabilmente, adesso non ci. no, guardi, perché probabilmente la scriverò se le cose La continuano ad scriverà. andare Vuole come stanno scrivere una andando. lettera aperta a Monti. Ma Senta. facciamo Sarebbe una solo lettera aperta, vuol tecnicalità. dire che i rapporti si sono deteriorati, insomma, rispetto alle Come aspettative. i rapporti si sono. Innanzitutto mi spieghi una cosa, perché lo chiama fratello? Chiamo fratello perché Mario Monti è un massone. Siamo Massone, sicuri? cioè Sì, siamo affiliato, sicuri, siamo sicuri. c'è un'iscrizione, Massone scusi. nel senso che è di C'è massa. un'iscrizione, c'è un'iniziazione. E quando è stato iniziato Monti alla E massoneria? come funziona poi l'iniziazione, soprattutto? Dunque, la questione della filiazione di Monti, che è avvenuta in anni lontani alla massoneria, Sì, ma è quando? una di Leon? quelle cose che mi riservo semmai di spiegare bene nel mio libro che uscirà a Ma marzo. deve uscire sempre un libro. E non che Anche è l'altra quello volta. di cui parlavamo quest'estate, ma che Appunto, per la complessità degli eventi contemporanei Ah, è beh, ho stato capito. ritenuto più utile che diciamo, fosse integrato Sì. così, dall'osservazione di quanto accadeva in queste Certo, però mi scusi, settimane. Magaldi, ci può dare un'indicazione? Cioè lei sa con certezza che Monti è Assolutamente sì, massone, è massone. ma di quale massoneria? Ecco, di quale massoneria? Allora, la massoneria, voi dovete capire che è un network sovranazionale, quindi anche se si viene iniziati, poniamo in Inghilterra o in Francia, piuttosto che in Belgio, negli Stati Uniti, si ha un rapporto nei vari territori in cui si trova a lavorare, un rapporto che prescinde dalle nazionalità, No, non è tanto importante ma dove è dove. stato iniziato Quale secondo lei? gruppo? Palazzo No, Giustini? non è secondo me. Mario Monti ha avuto una duplice affiliazione, una inglese e una in un contesto che adesso è complesso spiegarvi, un contesto diciamo misto, Misto. anglo-franco-belga. Anglo-franco-belga. Comunque all'estero. Lei immagini che Sì. esistono diversi massoni che sono Sì. già stati iniziati in logge Sì. E che di loggia è la diversi sua? paesi che decidono di creare delle strutture Sì. ulteriori, no? Magari un po' più elitarie, Sì. nelle quali poi. Ma che tipo di loggia è? Questo è quello. Che loggia è? Ce lo Ma non, dice? guardi, non è importante Cioè, è più questo. vicina al Grande Oriente Democratico oppure alla massoneria, diciamo, di destra? Chiamiamola Dunque così. lui, il Eh? problema è proprio questo, cioè il problema vero Sì. è che non è stato molto messo
luce dall'articolo e come al solito dai servizi, come al solito si occupano degli aspetti folcloristici e di gossip, no? Più in sostanza. Il problema vero è che personaggi come Mario Monti o Mario Draghi, che è anche egli massone, sono in questo momento davanti a delle scelte. Questa è la Zanzara, siamo in collegamento con Gioele Magaldi, Grande Oriente Democratico, che ci ha appena detto che Monti è stato iniziato due volte alla massoneria, è un massone. No, attenzione, diciamo, l'iniziazione è soltanto una. E poi l'ha replicata, diciamo, no? Diciamo che si è poi duplicemente affiliato. Cioè, che grado ha nella massoneria? Ma guardi, le dovrei parlare della massoneria del marchio inglese, che è una cosa abbastanza complessa da spiegare in questo momento. No, ecco, appunto. Diciamo che si tratta di un corpo d'élite superiore ai 3 gradi, ma gli inglesi hanno meno gradi, diciamo. Corpo d'élite. Appartiene al corpo d'élite della massoneria. Beh, questa è tanta roba, eh? Questo è buono, eh? Questa è cosa, voglio dire, perché... Ma come funziona? C'è un compasso, un cappuccio? Come funziona? Cioè, Monti col cappuccio non me lo immagino, francamente. Cioè, ogni tanto se lo mette, ma secondo lei? Il cappuccio, diciamo, è poco utilizzato in realtà negli ultimi decenni a questa parte. Ma si vede con altri fratelli? Cioè, per essere chiari, in questo governo fratelli, che si è appena formato... Fratelli, così tu. Si chiamano. In questo governo che si è appena formato, ci sono altri fratelli? Sì, il punto non è questo. Comunque ci sono altri fratelli. Ci sono altri fratelli, chi sarebbero, scusi? No, vabbè, ma io il problema è questo, cioè io non faccio, come le già ho detto, il delatore. Nel momento in cui un redazionale di Grande Oriente Democratico a fratello Monti o ad altre persone appellate così, anche Obama, c'è una ragione sufficiente e necessaria per farlo. Dopodiché, se ci saranno ragioni per spiegare che un uomo che sta nelle istituzioni è anche un massone, lo faremo. Ho capito, magari, non vengo a snocciolare delazioni gratuite. Ma no, ma che c'è? Non è che lei accusa qualcuno di partecipare ad una banda criminale. No, mi sembrava molto interessante il discorso che lei mi chiedeva prima, cioè? Che posizione ha Monti, no? Cioè come è posizionato. Il problema di come è posizionato Monti riguarda da vicino il popolo italiano e anche i popoli europei. Sì, vabbè. Perché lei capisce bene che se i governanti dei paesi principali dell'Europa, e l'Italia è fra questi, fanno delle scelte di un certo tipo, l'evoluzione economico-politica dell'Europa sarà in una certa direzione. E su questo non c'è dubbio, siamo messi alla palisse però, qui. No, non siamo alla palisse, perché lei deve sapere che non è che Angela Merkel fa una politica, diciamo, a tutela del popolo tedesco, no? O a tutela di un interesse astratto di politica ottusa. Angela Merkel non opera delle scelte, non consente ad altri di operare delle scelte, e che risponde a determinati interessi. D'accordo, io quindi voglio capire, Monti risponde agli interessi principalmente della massoneria o no? Mi pare che Monti, che era andato a questo incontro di Strasburgo con potenzialità positive, perché aveva ricevuto anche un incoraggiamento da Obama, perché c'è fratello una apertura di Sarkozy verso misure risolutive come gli Eurobond, verso la Banca Centrale Europea. Sì, però adesso lei sta parlando di... Ecco, Monti mi pare che invece sia tornato con nulla di fatto. Quella però è la politica di tutti i giorni. Senta, scusi un attimo, Magaldi, io volevo chiedere una cosa. Ma quanti sono poi questi ministri massoni al governo? Almeno il numero, quanti ministri sono massoni? Sì, vede, io però le devo dire questo, cioè in realtà sarebbe bene una volta, no? Sì. Parlare delle questioni. Ho capito, però. Se lei ha letto la lettera sul Libero, che viene da un testo da noi pubblicato, si parlava appunto di questioni sostanziali. Ho capito, però io vorrei capire, prima delle questioni sostanziali, quanti ministri ci sono? Ma questa resta le questioni così di folklore. Ma no, ma non è il folklore, lei ha detto. Va bene, io ci posso anche stare, però mettiamolo, insomma, sia chiaro, stiamo parlando del folklore e non di cose importanti. Sì, d'accordo, stiamo parlando del folklore, se lo vuole lo certifichiamo. Dunque, quanti sono questi ministri massoni? Ce ne sono diversi. Vabbè, diversi adesso. C'è un alto tasso. Un alto tasso di grembiulini, come si dice in gergo così folcloristico, no? Grembiulini. Ma che ne so, più di due o meno di due? Più di due. Facciamo un nome, facciamolo. Folklore, ma non delazione gratuita. Ma è la maggioranza del Consiglio dei Ministri addirittura?
Cioè, ho detto un alto tasso, adesso non vorrei fare il bilancino, anche perché mi pare influente, perché lei deve capire che sì. La massoneria, appunto, è attraversata da due grandi tendenze. Sì, appunto. No? Poi sono più di due in realtà. Sì. E ci sta gente che sta al centro. E qual è quella prevalente, diciamo, nel governo in questo momento? Nel governo, diciamo, è prevalente quella di centro, quella degli indecisi, no? Quella degli indecisi. E Dante condanna. Indecisi pure nella massoneria, pure nella fine. Sa com'è, siccome appunto se non si parla di folklore ma si parla di cose importanti, questa è gente che è chiamata a decidere tra abbandonare una via antica, perché sì. Sono persone comunque che hanno un po' state a rimorchio di politiche, no? che ci hanno condotto in fondo alla crisi presente, che rendendosi conto, essendo consapevoli, a differenza di altri magari intellettuali, economisti, tecnici che non hanno neanche consapevolezza, rendendosi conto che la tigre è sfuggita al guinzaglio, stanno valutando se riposizionare. È sfuggita al guinzaglio. Questo è un dramma che per esempio vive in questi giorni Mario Draghi. Scusi un attimo, è complicata, scusi un attimo, ma io la cosa che vorrei capire è questa. Per esempio, qual è il collegamento tra Goldman Sachs e la massoneria? Allora, anche qui si parla un po' a bambera, nel senso che Goldman Sachs è soltanto uno dei tanti, uno molto importante, no? Dei players. Che, no, ma c'è un collegamento? Ma c'è un collegamento nel senso che a monte, quindi prima di Goldman Sachs, prima dei consessi visibili, no, esistono cenacoli di personaggi che sono nel contempo parte di una certa massoneria. Vabbè. E titolari di importanti interessi finanziari e industriali, i quali hanno tutto l'interesse a fare in modo che l'Europa fallisca in qualche modo, che vi sia una massiccia compravendita di beni statali, pubblici, una massiccia privatizzazione di servizi. Vabbè, senta, il fatto che Monti sia insediato l'11-11-11, qualcuno dice che sommando i tre numeri si ottiene 33 come... Ovviamente. Queste sono stronzate. Senta una cosa, ma cioè, sono massonerie diverse quella di Berlusconi che lei ci descrisse una volta qui alla Zanzara in maniera mirabolante e devo dire insomma molto, molto fruttuosa per quello che riguarda poi la, come venne sfruttata dai media, sono massonerie diverse quelle di Berlusconi e di Monti? Sicuramente sì, nel senso che la massoneria di Monti è una massoneria appunto molto british e direi è parte del gota internazionale della massoneria. Quella di Berlusconi era un'operazione più casareccia, dove lui naturalmente si è servito anche di supporti internazionali, ma di altro genere. Insomma, i salotti buoni della massoneria internazionale li ha presentati Monti e non Berlusconi. Ecco, ma a cosa serve la massoneria a Monti? A cosa gli serve? A qualcosa gli servirà? Possiamo dire a cosa gli sia servito. Nel corso della vita una persona fa delle scelte che possono essere di natura opportunistica, uno pensa magari di avere vantaggi, ma in questo caso possono anche essere delle scelte esistenziali importanti, no? Uno aderisce ad un sistema di valori. Guardi che Monti è stato educato dai gesuiti e sono moltissimi diciamo gli ex allievi di gesuiti che in età più matura poi passano ai templi massonici. Ma gli è servita la massoneria? L'ecumenismo, quella trasversalità, quella visione ampia che i gesuiti diciamo del XX secolo hanno avuto conferisce già una certa forma mente. Qui voliamo alti. Gioele Magaldi, voglio sapere da lei, faccia un appello a Fratello Monti. Fratello Monti, datti da fare, esci dalla lentezza, esci da questo impasse. Togliti il cappuccio e governa. Faccia un appello. Sì, no, in realtà io mi riservo di fare una cosa più forte. Cioè, laddove nei prossimi giorni non ci sia una sterzata rispetto al fallimentare esito dell'incontro di Strasburgo, allora sì che scriverò una lettera aperta a mia firma. Ecco, però inizia... Che sarà, però, portano male le lettere mie aperte, no? Nel senso che ne ho scritte un paio a Berlusconi, non credo che gli abbiano portato molto bene. Vabbè, adesso Berlusconi è caduto per altri motivi. La permanenza...
sulla permanenza a Palazzo Chigi. Veda lei da che cosa dipende, ma in ogni caso trovo che c'è una certa connessione tra alcune previsioni fatte e quello che poi è accaduto. Però si rivolga almeno per qualche secondo, fratello Monti, datti da fare, dica così Magaldi, almeno questo, così lo trasmettiamo. Io dico a Mario Monti che fratello, chiami fratello. C'è da imboccare la strada che suggeriva un premio Nobel americano, sì, che è molto vicino agli amici americani di Oriente Democratico, sì, mi riferisco a Paul Krugman. Sì, anche lui fratello? Vicino, diciamo, vicino al nostro ambiente. Sì. E il quale faceva notare che da giugno si sono riuniti 28 volte i sedicenti rappresentanti del potere. Vabbè, faccio un appello serio. E quindi io, ecco, fratello Monti, di abbandonare il residuo di ricette neoliberiste caldeggiate dalla Merkel. Ma guardi che l'ha già abbandonato. Di concerto con il fratello Mario Draghi, sì, risolutamente, sì, la proposta italiana degli Eurobond e della Banca Centrale Europea come prestatrice di ultima istanza. Non solo, le aggiungo benissimo una cosa, noi abbiamo bisogno. Però si rivolga a fratello Monti, si rivolga a fratello Monti, no, altrimenti non va. A fratello Monti e gli dico che noi abbiamo bisogno di una ricetta che adoperò un altro illustre fratello massone, chi? Franklin Delano Roosevelt. Pure. Il quale in una situazione analoga a questa imboccò il famoso New Deal, che consisteva evidentemente... Adesso non è che possiamo parlare del New Deal di Roosevelt, abbia pazienza. Come? Non possiamo parlare del New Deal di Roosevelt. Lei no, dice... è la stessa situazione. Va bene, comunque, fratello Monti... A mio parere, e questo lo suggerisco al fratello Monti, si esce da questa crisi con massicci investimenti garantiti da Eurobond. Va bene, d'accordo, ho capito. Le grandi opere. Benissimo. Che rimettono in sesto imprese, commerci, consumi. Vedremo se il fratello Monti risponderà, però mi dica una cosa, il ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, grembiulino? Ma io le ho detto già che se lei mi chiederà questo in relazione a una mossa che dovesse fare il nuovo ministro degli esteri, io valuterò. Ma insomma, siamo nell'ambito dei grembiulini oppure no? Il ministro della difesa? Può darsi. Ma come può darsi? Non mi pare così rilevante giocare alla casella, no? Ma no, non è mica... Le posso dire che lei è fascinato dal fatto che ce ne sono diversi e quindi è molto probabile che se lei indica dei nomi... Sicuramente non sarà il signor Ornaghi, il ministro dei beni culturali, su quello non c'è dubbio, no? Sì, anche se bisogna statare un altro luogo comune. Quello dei cattolici, va bene, sì, ho capito. Quello che ritiene che... E il ministro della difesa, il signor Di Paola, l'ammiraglio Di Paola? E fate voi. E che ne so, fate voi. Sicuro, fate voi vuol dire sicuro. Scusi, però è sicuro, sì, certo, va bene. Comunque abbiamo accertato Giampaolo Di Paola, secondo sempre Giovanni Magaldi. Possiamo dire che comanda la maggioranza. Scusi, però. signor Magaldi, posso dire una cosa? È diventato presidente del Consiglio Monti per caso oppure c'è lo zampino della massoneria? Ma allora, mettiamola così. Diciamo che c'è stato una preoccupazione generale rispetto all'Italia. Della massoneria? Evidentemente, di alcuni ambienti influenti della massoneria europea, euroatlantica, che hanno facilitato una soluzione che mettesse a riposo un personaggio ormai squalificato. A riposo un personaggio squalificato come Berlusconi? Ecco, dopodiché nell'ambito delle scelte possibili, mi pare che Mario Monti era una chance, continua ad essere una chance, nonostante la delusione di questi giorni. Grazie Gioele Magaldi, grande Oriente Democratico.